Bene, 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 mettetevi comodi, oggi vedremo un po' di novità che risolveranno dei problemi esistenziali, o almeno cercheranno di farlo. E se vi dicessi che esistono dei cavi che si riordinano da soli? Fin da piccoli ci insegnano che per ogni problema esiste una soluzione. Il mio problema sono i cavi di ricarica, completamente aggrovigliati, e ogni volta che devo ricaricare un dispositivo perdo tempo nel ricercare quello giusto. Non è semplicissimo. Una soluzione potrebbe essere un organizer, ma anche in questo caso non è una soluzione pratica. Di recente mi sono imbattuto in questi cavi che potrebbero essere una reale soluzione. Sono della MagTame, un'azienda che ha trovato una soluzione geniale, o almeno spero. Per il test ho scelto tre diverse tipologie di cavi e poi un piccolo accessorio. Al tatto devo dire che è abbastanza consistente, ha un bel feeling, si sente che è un cavo tosto. Tre sono le caratteristiche che li rende così speciali. La prima è che sono magnetici. Cosa significa? Così esteso è un cavo normalissimo, mi basterà accompagnarlo, scegliere quanto voglio il diametro e in automatico si avvolge su se stesso. Il secondo punto va a soddisfare una delle caratteristiche che cerco in ogni cavo, la resistenza. E qui la resistenza e la robustezza è data dal rivestimento in nylon intrecciato. Praticamente sono cavi indistruttibili e possono resistere a un peso di 90 kg circa. Non so quanto possa servire, ma loro resistono. Velocità di ricarica, quelli standard, i più piccoli, i più portatili, arrivano fino a 60 watt, mentre questo, che è il cavo supremo, arriva fino a 240 watt, mentre come velocità di trasferimento fino a 20 gigabyte per secondo. Rispetto agli altri due è più spesso e più pesante, ma se ci serve un signor cavo, questa è la soluzione. Anche lui è magnetico e potremmo arrotolarlo. Anche la giunzione tra cavo e connettore sembra veramente ben fatta e forte. Non teme nessun tipo di piega, che poi è quello che si deteriora più spesso in un cavo di ricarica. Abbiamo due soluzioni, il cavo classico tondo oppure quello piatto. Tra le due soluzioni preferisco quello piatto perché salverà maggiormente lo spazio, soprattutto in uno zaino fotografico o una slinga. Compatibile con qualsiasi dispositivo, anche quelli Apple. Abbiamo visto che anche la velocità di ricarica è veritiera, quindi approvati. Passiamo al secondo. Come ben saprete, adoro gli zaini. Ebbene sì, all'interno c'è uno zaino molto particolare, ha più funzioni. Mi sento un mago. Quanto ce n'è? Tra l'altro, è un nuovo progetto di PJTech, azienda che sta lavorando davvero molto bene in quest'ultimo periodo. Eccolo, lui è il modello Wammo Travel 35, ovvero 35 litri. La sua particolarità non è solo uno zaino, ma è anche un borsone. È multifunzionale e polivalente. Il manuale ci mostra tutte le varie configurazioni. E potremo anche inserire il modulo fotografico per trasportare al meglio l'attrezzatura. Qua abbiamo il modulo fotografico disponibile in varie taglie e questa è la M. Penso che sia la più appropriata. Il mio obiettivo è creare un kit che sia fotografico ma anche everyday per portare dietro qualche ricambio e magari inserire anche la giacca o l'antivento. Questa è la configurazione zaino, addirittura la cinghia per distribuire il peso, anzi due cinghie. Si apre in questo modo e questa è la configurazione. Reparto fotografico, reparto vestiti, si può accedere sia da questo lato sia da sopra e sullo schienale il posto per inserire il PC o Mac di qualsiasi dimensione. Lateralmente è presente anche il reparto batterie con lo switch per ricordarci quale batteria sia carica o scarica. Nascondiamo gli spallacci per
per farlo diventare un borsone con tantissima capacità di carico. Ho rimosso la fascia che supportava il peso, in questo modo potrà diventare un borsone con la tracolla. Naturalmente è impermeabile, in dotazione c'è anche la copertura per avvolgere lo zaino in caso di pioggia, oppure se vogliamo imbarcarlo in stiva conviene sempre metterla. Davvero un bel progetto, rispetto a uno zaino classico peserà qualche grammo in più. Può essere una valida alternativa ai prodotti di Peak Design. Secondo me Pigitech punta a quel livello con prezzi più economici. Se siete interessati a qualche prodotto troverete tutti i link in descrizione. E questo pacco che si sviluppa in lunghezza, apriamolo immediatamente, direttamente da casa Sony, addirittura personalizzato. Penso abbiate capito il contenuto, questo mi servirà per il prossimo viaggio proprio con Sony. Abbiamo un bel progettino da fare insieme. È un bel cannoncino, molto compatto, nonostante sia un 70-200 f2.8. Non vedo l'ora di provarlo. Per qualche spoiler ci vediamo su Instagram. Riponiamolo con cura. Comunque tanto compatto rispetto a quello che ho provato qualche anno fa. Hanno fatto un ottimo lavoro. Wow! Ve lo ricordate lui? Il drone da 10 pollici long range. Sicuramente un bel progetto di Juro, ma avevo un problema, ovvero le vibrazioni. Forse c'è una soluzione oltre al tuning che non basta. La soluzione è in questo pacco. Sono due braccetti in carbonio da montare in questo modo. Uno e due. Li monto e andiamo a vedere se hanno risolto il problema. Non ci rimane che volare. Vediamo come si comporta. Arriviamo ai motori e decolliamo. Seguiamo questa traiettoria e cerchiamo di risalire la montagna. Il vero problema non è tanto la salita, ma avevo vibrazioni in discesa quando planava in pratica. Lui essendo così grosso fa portanza come se fosse un'ala e mi dava vibrazioni nella videocamera montata sopra. Vediamo se con questi supporti riusciamo a risolvere il problema. È uno spettacolo da pilotare, è davvero uno spettacolo. 64. Super preciso e soprattutto essendo un drone da 10 pollici ha un'efficienza senza eguali. Facciamo un po' di cruising laterale. Segnale video è ottimo. Ho il massimo 50 megabit per secondo. 70 dB. Come transizione anche tutto bene. Ci alziamo leggermente ed è qui che mi dava il problema. Ho il throttle al 26-30% circa. Infatti ho un po' di vibrazioni anche nel visore. Vediamo se questa risonanza è stata risolta. Sono curiosissimo. Anche perché questo drone è uno spettacolo da pilotare. È veramente il re del long range. Ed eccoci qua. La cosa che mi stupisce sempre è quanto sia silenzioso. È veramente super stealth, nonostante le sue dimensioni. E atterriamo. Problema risolto? Voi l'avrete già visto. Io spero di sì, perché ho dei grandi progetti per lui per l'inverno e per quest'autunno. Non vedo l'ora di usarlo. Questo povero pacco è reduce di agosto e i corrieri non c'erano, io non c'ero. È stato problematica la sua ricerca, ma è qua. È qua per provare a migliorare l'audio. Sono i nuovi microfoni wireless di Rode. Il modello Pro, sigillo di garanzia. Apriamoli, estraiamoli dalla confezione. Per quanto riguarda l'argomento audio, sono un po' carente, è il mio tallone di Achille. Ci sono due confezioni, un cavo USB a USB-C,
In questo cofanetto i due trasmettitori e il ricevitore. In quest'altro box tutto il necessario per il funzionamento, due lavalier, questi sono molto comodi, e parecchi antivento. Li provo e vi faccio sapere. Proseguiamo rapidamente con i prossimi pacchi. Questo è un bel power bank della mia azienda Prefe per i power bank. Share Geek, quella 140 watt massimo, è tantino, eh. Forza, volevo proseguire in modo veloce. È molto appagante quando si aprono così i pacchi, però. Dai! Quella in colorazione nera. Magnifico. USB A, USB C. USB C può erogare fino a 100 watt. Not bad. E naturalmente sotto abbiamo un po' di accessori. Pensavo fosse una nuova colorazione, in realtà è il nuovo modello. Innanzitutto può erogare 10 watt in più e poi cambia un po' la disposizione sia del display sia del tasto. Hanno rifatto anche i menu. Di powerbank non se ne hanno mai abbastanza. Due pacchi molto simili, non ho la più pallida idea di cosa ci sia. O meglio, non me lo ricordo. Un po' di suspense. Oh! Ah, ma sono sempre gli amici di Share Geek. I materiali sono meravigliosi, tutto alluminio. All'interno possiamo inserire una SSD. Qui abbiamo addirittura il MagSafe, in modo tale da applicarlo dietro all'iPhone e poterlo utilizzare direttamente per registrare in ProRes oppure per altri mille scopi. E qui abbiamo anche il cavo per collegare il tutto USB-C a USB-C. Penso sia anche un cavo molto molto veloce. Infatti è un cavo da 10 gigabit. Penso che lo utilizzerò, devo comprare una SSD da installare qui. Mentre qua, aha, ci portiamo avanti. E anche un piccolo spoiler. Case meraviglioso, bellissimo, in carbonio di Pitaka per iPhone 16 Pro Max. Naturalmente qui c'è lo spazio per il nuovo tasto. Magnifica. Pitaka è la cover che c'è ma non c'è. È praticamente impercettibile. Poi è carbonio vero, è leggerissima. Rimaniamo in tema Apple con questi prodotti di Amegat. Sono entrambe due stazioni di ricarica. Tutto completamente in alluminio. Qui mettiamo iPhone, qui mettiamo Apple Watch e qua mettiamo le AirPods. Molto molto ben fatto. Potremmo addirittura scegliere l'inclinazione dell'iPhone. Tutto con ricarica wireless fino a 15 watt per ricaricare iPhone. Molto carino. Questo per la scrivania può essere un'ottima opzione. Mentre qui abbiamo lo stesso concetto per ricaricare i tre dispositivi, ma in una versione portatile. Tanto bello! Si apre in questo modo. Urca! AirPods, Apple Watch e iPhone. Come velocità di ricarica è identico all'altro. Direttamente da Amazon, il profumatore per macchina. Mille fiori Milano alla vaniglia, super consigliato, troppo buono. Ultimo pacco, ma non per importanza, non chiedetemi cosa sia, non chiedetemi cosa sia. E chiudiamo con questo prodotto Extender Storage. Colpo di scena, l'episodio non finisce qua, vi volevo dire l'ultima cosa, ovvero che l'8 e il 9 di ottobre Prime Day di Amazon e per seguire le migliori offerte, link in descrizione al mio canale Telegram dove seguo personalmente offerta per offerta, e acquistando da questo link supporterete il canale. Grazie a tutti, al prossimo video, ci vediamo anche su Instagram. Ciao! Fatemi sapere nei commenti cosa possa servire questo accessorio.